Oggi per X Levante facciamo un vero e proprio viaggio nella storia, un salto nel passato. Siamo a San Salvatore di Cogorno e alle nostre spalle la Basilica dei Fieschi. Un viaggio affascinante che affrontiamo con lei, Sindaco, per raccontare come davvero da questa piazza, davanti a questa basilica, sia passata la storia del nostro paese. Assolutamente sì, anzi la storia di tutta Europa. Ricordiamoci che questa basilica e l'intero borgo medievale sono stati voluti per volontà di due papi, Papa Innocenzo IV, Sinibaldo Fieschi, ai tempi di una contesa con Federico II, lo Stupor Mundi, portata a termine poi da suo nipote, il cardinale Ottobono Fieschi, che la portò a termine, pur essendo papa, per soli 28 o 38 giorni, a seconda dei libri su cui si vanno a ricercare le notizie. Quindi potete immaginare, zio e nipoti, entrambi saliti al soglio pontificio, quindi potete immaginare quanto fosse importante questa famiglia Fieschi, praticamente con legami familiari con le più potenti famiglie dell'allora Europa. E la prima carta d'identità, la prima immagine che racconta proprio questa testimonianza, questa presenza forte del pontefice, ce l'abbiamo nella lunetta che poi ci aiuterà ad accedere all'ingresso. Assolutamente sì, si vede Innocenzo IV che sta donando una miniatura della Basilica proprio al Santissimo Salvatore, mentre sulla destra l'allora cardinale Ottobono Fieschi con questo mantello rosso, a significare che bisognava difendere la Chiesa anche a costo della propria vita. L'uno è collegato a livello di storia addirittura anche con il Gran Canne, perché mandò il primo religioso proprio alla corte del Gran Canne. Cardinale Ottobono è conosciuto invece anche per la Magna Carta, proprio perché era legato in Inghilterra. Risalente al 1200 è una basilica interamente in ardesia, che è poi la pietra di questo nostro comprensorio, di questo nostro territorio. Esatto, quindi è importantissimo per tutto questo Levante, per questa Liguria comunque che è terra d'Ardesia, perché è vero storicamente, religiosamente, dal punto di vista architettonico questo borgo è importantissimo, ma ha proprio questa particolarità interamente fatta d'Ardesia, sia all'esterno che come all'interno anche. Prima di addentrarci proprio all'interno, ed è il passo successivo di questo nostro viaggio, osservando il borgo si vede che è popolato di gatti e non è una presenza così insolita in realtà. Perché il gatto è così importante? Ma perché intanto il gatto era proprio l'emblema, il simbolo della famiglia Fieschi, che proprio faceva sormontare il suo stemma nobiliare da questa figura animalesca. E anzi le rubò proprio anche la famosa frase «Seden sago, agisco stando fermo», quindi vale più l'intelletto che non la forza. Allora, accompagnati da questo animale simbolico e non solo, ci addentriamo nella chiesa. All'interno di questo gioiello architettonico, la Basilica dei Fieschi, in compagnia del Sindaco di Cogorno, per raccontarci davvero la magia di questo luogo. La magia la si sente anche solamente entrando. È interamente fatta d'ardesia, la trovate nei pavimenti, la trovate nelle colonne, la trovate nei muri, la trovate sui dipinti, la trovate ovunque, anche nelle sculture. La cosa principale però è questa da sapere, che questa chiesa non ha fondamenta, è tutto un gioco di forze. Hanno studiato il tetto, la dimensione, le lastre, anche nel rifarlo sono stati attentissimi a rifarlo esattamente uguale. Alle mie spalle, ad esempio, è bellissimo vedere l'altare papale. Ebbene, rispetto a come la vedete adesso, provate a immaginarla invece addirittura tutta barocca. Era una cosa incredibile, sono riusciti a riportarla alla bellezza di un tempo. E chi viene qua riesce veramente a trovare molta pace. Peraltro anche all'esterno ci troviamo di fronte a un contesto che è uno scenario, dicevamo un anfiteatro naturale, quindi questa diventa poi anche un'occasione di promozione, di conoscenza di tutto il territorio, di tutto il comprensorio, perché è possibile realizzare rappresentazioni teatrali, abbiamo la Diodufantina che è uno dei momenti più importanti insomma, per la vostra realtà, momenti musicali, insomma è davvero la possibilità per il vostro comune di farvi conoscere ovunque. In effetti la Regione Liguria l'aveva scelta proprio come uno dei siti più importanti dell'intera regione, perché i musicisti qui vengono e sentono immediatamente l'acustica, che per loro è la cosa più importante, quindi sentono l'acustica della Basilica, la trovano ottima anche all'esterno, ma anche come scenario teatrale effettivamente è incredibile. Ma hanno girato anche dei cortometraggi, dei film, quindi gli artisti che vengono qua, ma anche semplicemente le persone che hanno voglia di assaporare un qualcosa che arriva dal tempo, ma dal tempo passato arriva ai giorni nostri, qua lo trova. Grazie.